Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi vi propongo una cosa stratosferica, uno di quei set che mi piacciono da morire, cioè quello per creare il gelato. Avete capito benissimo, gelato vero, non parlo di gelato di Play-Doh come solitamente facciamo vedere, ma gelato vero che si può mangiare. E è favoloso, i bambini di solito ne vanno matti, io se fossi bimba ne comprerei 200, ma ormai ho la mia età, quindi non posso più comprare di questi giochi, cioè giochi in realtà sono poi attrezzi utili per cucinare, per realizzare qualcosa, in questo caso del gelato. Allora, vi faccio vedere cosa c'è all'interno, perché ne vale la pena e sono super 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 entusiasta di queste cose io. Come sempre. Allora, è abbastanza grande la scatola, quindi ecco qui, qui ci sono le istruzioni, ci spiegano passo passo come fare, cosa fare, e come realizzare il gelato più buono del mondo, che poi potremmo fare provare a tutti i nostri parenti, no? Che magari pensano che li avveleniamo. In realtà cosa vi perdete? Un gelato buonissimo. Grazie alle figure non riusciamo a capire bene, non c'è nessun tipo di problema proprio, fortunatamente, quindi seguire le istruzioni mi raccomando, perché ovviamente sono fondamentali e soprattutto per quanto quando si parla insomma di macchinari che comunque fanno, creano qualcosa da mangiare, insomma è fondamentale fare quello che ci dicono. Qui c'è tutto l'occorrente, no, per costruire la macchina, tutti i nostri pezzi, adesso magari la mettiamo, l'assembliamo e guardiamo meglio di cosa parliamo. Allora, questa è la base, vedete? Allora, qui abbiamo, penso, quello che serve per mescolare il gelato, no? Che dovrebbe girare, sì, direi di sì. Questa è la nostra manovella che mescola e gira il gelato. E appunto immagino che questo vada inserito lì da qualche parte, ecco così, e vedete gira insieme, perfetto. Poi qui abbiamo quattro contenitori come se fossero quattro coppette di gelato, no? Perché abbiamo anche quattro cucchiaini e un cucchiaio da dosi per mettere il gelato all'interno dei nostri contenitori. Poi abbiamo due contenitori molto carini, perché in realtà servono per quello che avete visto prima, quando abbiamo delle cose da triturare oppure degli, non so, Smarties da mettere sopra come granella, no? E qui si possono dividere, cioè da una parte magari mettiamo gli Smarties, dall'altra non so, delle scaglie di cocco, per dire. Quindi sono dei contenitori. Questi sono degli stickers molto carini, perché li possiamo attaccare ai nostri, alle nostre coppette di gelato, no? Per darci anche un tono e dando appunto anche una marca sicura a quelli che ci mangeranno. Eccola qui la nostra macchina del gelato pronta e operativa. Sicuramente farò un video per testare il gelato, quindi mi raccomando, se vi interessa poi prossimamente lo vedrete assolutamente. Io vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso dateci un like, scriveteci tanti commenti e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto, perché appunto meglio, più siamo meglio è, e soprattutto potete seguirci sempre. Ciao a tutti ragazzi!